Dopo la medaglia di bronzo sui 400 ostacoli conquistata ai campionati universitari di atletica leggera, arriva per Greta Zuccherini un nuovo importante successo, la qualifica ai campionati del Mediterraneo che si terranno nel mese di settembre a Pescara. La Zuccherini, studentessa del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, è iscritta al progetto Studenti Atleti, promosso dalla D'Annunzio, per consentire a coloro che sono impegnati in attività agonistiche di rendere compatibile il proprio percorso formativo con allenamenti e gare. È stato un vero onore e piacere rappresentare l'Università D'Annunzio ai campionati universitari con il bronzo nella gara dei 400 ostacoli e sono veramente contenta per questo risultato, anche perché è stata la mia seconda gara stagionale ed è stato un bel rientro dopo un lungo infortunio. Questo progetto è fondamentale per noi studenti atleti perché ci permette di conciliare lo studio e gli esami e gli allenamenti e le gare, quindi è molto importante e ringrazio soprattutto i docenti dell'università e il rettore che hanno voluto partecipare a questo progetto e ci consentono di svolgere con serenità entrambe le attività. I continui successi di Greta nell'ambito sportivo sono per la D'Annunzio un motivo di grande soddisfazione, perché dimostrano come sia possibile conciliare lo sport ad alti livelli con lo studio e la carriera accademica. Nel riconoscere quindi il valore inestimabile dello sport, nel nostro Ateneo abbiamo voluto valorizzare questo aspetto creando un programma per la doppia carriera che consenta agli atleti agonisti di alto livello di rendere compatibile il proprio percorso formativo con allenamenti e gare mediante percorsi di studio moderni, flessibili e individuali, oltre alla riduzione delle tasse di iscrizione in caso di piazzamenti a livello internazionale. Greta è quindi per noi la chiara dimostrazione di come, quando le qualità atletiche si integrano con l'alta formazione accademica, il risultato non può essere che una persona vincente nello sport e nella vita.